Ma ciao a tutti! I videogiochi, per quanto belli possano essere, a volte cercano di somigliare troppo alla realtà. Altre volte invece cercano di allontanarsi, ma altre volte ancora sono in una via di mezzo che diventa un limbo mortale. Infatti, avete mai notato, per esempio, che i giochi di guerra spesso sono un misto fra realtà e finzione? Per creare un misto bisogna equilibrare bene tutto, compreso il modo di sparare, che non sempre viene fuori benissimo. E noi giocatori ci ritroviamo a fare i conti con dei no-sense micidiali. Se volete capire meglio di cosa parlo, ricordatevi prima di dare un'occhiata alla pagina Twitch ufficiale del canale, di cui vi lascio il link in descrizione, e di tornare qua per vedervi il video assolutamente. Cominciamo! Shotgun. Parliamo dei shotgun in generale, spesso sono davvero utili, altre volte completamente inutili. Manco gli sviluppatori sanno che fare, come nel primo Destiny che con un solo aggiornamento avevano reso inutili i fucili più potenti. Shotgun in realtà indica moltissimi tipi di fucili, da quelli da caccia a quelli a pompa, però nei videogiochi tendono fin troppo a esagerare con la portata o a diminuirla del tutto, nonostante siano designate per un preciso lavoro. I fucili su Destiny all'inizio erano troppo potenti, ma poi si sono indeboliti, però fin troppo! Oppure in Modern Warfare, dove addirittura si poteva cecchinare dalle brevi distanze senza preoccupazioni. Insomma, un casino bestiale. Archi. Ma parlando un attimo di armi bianche, che ne dite di passare ad arco e frecce? No, perché molti sviluppatori si divertono a renderli più potenti di fucili e pistole. Ma perché? L'America è stata conquistata con le armi da fuoco, non con le frecce. Sfortunatamente, queste ultime sono servite poco. In molti giochi tipo Far Cry sarete in grado pure di vincere una guerra con un semplice arco con mirino e un paio di frecce. Pure Rambo e Lara Croft sembra apprezzino moltissimo questo genere di armi. La prossima volta che dovete scegliere quale arma usare a inizio sfida, beh, sapete già cosa fare. Mira. Avete notato come la direzione del proiettile in ogni fottuto gioco cambi? Questa immagine penso rappresenti bene ciò che sto dicendo. Insomma, io mi abituo a una cosa, poi devo subito cambiare lo stile perché ho cambiato gioco. Ma quindi esiste una regola d'oro da rispettare? Come avrete capito, no. A nessuno fotte di una regola d'oro, e quindi esiste un solo gioco che abbia una corretta fisica dello sparo per caso? E io con tutto il cuore posso dirvi assolutamente che non esiste. Si va a intuizione su quale si avvicini più alla realtà, quindi provateli tutti se potete. Mitragliatori. Per tutto il gioco ti ritrovi sempre a corto di munizioni a forza di ricaricare e uccidere. Ma all'improvviso arrivi a una montagnetta o sali sopra un camioncino con un mitragliatore posizionato su, tutto per te. E lì hai munizioni infinite. Infinite? Perché? Magari sopra un camioncino ci sono munizioni nascoste ed è pieno solo di quelli, ma non penso siano abbastanza per fare una strage disumana. Ma in montagna poi, di solito, hai soltanto un po' di sacchi di, patate intorno a te, e ovviamente la torretta con il treppiede. E da lì spari a manetta senza ritegno, perdendo così la coscienza della conservazione delle munizioni che avevi avuto fino a pochi minuti fa. Davvero insolita come cosa, ma gli sviluppatori sanno che è divertente di tanto in tanto sparare a raffica e quindi concordo con loro. Munizioni. A volte ti ritrovi in scene, ma alquanto ridicole, pure quando guardi video. Specialmente nei videogiochi dove si spara tanto, arriviamo volentieri alla fine delle nostre munizioni. Ma alcuni sviluppatori dimenticano i piccoli dettagli, quelli che contano. Tipo che l'arma ha anche le texture delle pallottole ancora sopra. Ma se le ho finite, perché mi fai vedere che ce ne sono ancora? Ma il meglio è quando hai una vera e propria striscia di munizioni attaccata al corpo, ma non le puoi usare, perché sono messe lì come addobbo di Natale per il personaggio principale. Ok, e non solo quello. A volte ti ritrovi in una zona tipo un magazzino, pieno di munizioni e armi, ma non puoi prenderle, e devi stare lì a cercare di conservare il più possibile per uscire dal livello senza ritrovarti a secco. Posizione. Questo è un meme uscito molto tempo fa che va bene anche oggi. Avete mai notato come viene posizionata l'arma quando ce l'avete in mano? Praticamente sembra sia proprio attaccata alla faccia, pure quando camminate. Sì, è un po' inquietante sparare in questo modo. Gli sviluppatori ancora oggi creano questo tipo di telecamera per i giochi in prima persona, per far notare al giocatore l'arma che con tanta fatica hanno creato e disegnato. E ovviamente non sarebbe bello combattere con qualcosa che non riuscite manco a vedere.
Il meglio però l'avevamo con Doom, dove l'arma del protagonista era proprio al centro dello schermo. Un modo alquanto bizzarro di sparare. Porte. Ok, ma perché cavolo le porte non posso farle esplodere con un'arma? Ci sono dei maledettissimi lucchetti da scassinare o delle chiavi da trovare per entrare in certi luoghi. Anche se ho un fottutissimo lanciarazzi. Sì, sapete cos'è, no? Quel coso enorme che fa esplodere il mondo. In giochi come Fallout è davvero normalissimo vedere certe scene. Puoi avere granate, laser, mitragliatori con munizioni infinite o lanciare dei mutanti addosso alle porte. Ma non succederà mai nulla. Devi per forza minuziosamente scassinare, manco fossi Lupin. E se non ci riesci, devi ripetere l'operazione e andare dal fabbro della zona a comprare altre graffette o sperare di trovarle in giro, visto che costano più di una Lamborghini tra un po'. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, mettete un bel mi piacione se vi va e noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stesso gamer e orario diversissimo.